nella testa funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte sito imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Posso offrirti da bere, lei dice va bene, solo che quando le passo il bicchiere è una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa. Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla Gue Pequeño. Non mi fumo canne, sono anche stemio. Io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale. Andiamo a comandare, scatto foto col mio cane. Andiamo a comandare, in ciabatte nel locale. Andiamo a comandare, sfaccio acqua minerale. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa. E ho la testa che gira come kebab, spengo la musica del Coto Club. Rovazzi, ma che cazzo fai? Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla Gue Pequeño. Non mi fumo canne, sono anche stemio. Io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale. Andiamo a comandare, scatto foto col mio cane. Andiamo a comandare, in ciabatte nel locale. Andiamo a comandare, sfaccio acqua minerale. Andiamo a comando. Andiamo a comando. Hey. 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 Per TG7 Basilicata siamo a Barile nel Vulture per una festa organizzata dall'associazione Restart, una festa di piazza, una festa di popolo, una festa per bambini. Sono in compagnia di Clelia dell'associazione Ronca Battista di Melfi, con alle spalle uno strano ponte tibetano in una zona abitata. Il perché di questa iniziativa qui a Barile? So che l'avete fatta a Rio Nero la scorsa settimana, state sensibilizzando fortemente la popolazione del Vulture, quindi spiegaci un po' qualche dettaglio. Sì, allora noi come associazione di volontariato la Ronca Battista propone appunto il ponte tibetano, ma non solo. Attraverso il gioco cerchiamo di spiegare ai ragazzi come comportarsi anche durante le calamità naturali, quindi in caso di incendio nelle aule, oppure in caso di terremoto a scuola, oppure nelle proprie abitazioni. Quindi è un imparare giocando. L'abbiamo portata qui a Barile oggi questa bellissima iniziativa, l'abbiamo portata a Rio Nero qualche settimana fa, a Melfi ormai ogni anno il primo maggio è diventato un ritmo. È un appuntamento fisso. È un appuntamento fisso, i bambini giocando appunto imparano. Qui abbiamo montato soltanto il ponte tibetano, di solito facciamo un percorso proprio formativo dove alla fine del percorso facciamo anche spegnere i bambini un piccolo incendio in una vasca. Sì, simulato. Sì, no, c'è davvero il piccolo incendio e quindi con il nostro mezzo facciamo spegnere i bambini direttamente in modo che imparano appunto e si appassionano anche giocando. Di prossime iniziative in programma ce ne sono dove magari i nostri telespettatori possono trovarvi? Prossimamente ancora non sappiamo, però proponiamo sicuramente di la vogliamo rifare a Melfi, questo è sicuro, quindi vediamo se la riusciamo a riproporre quest'estate ancora oppure in qualche altro comune che ha voglia di appunto portare questa bellissima iniziativa all'interno del proprio paese, quindi ci possono anche contattare, seguire le nostre pagine social, quindi la Ronca Battista Melfi, e quindi noi siamo... Siete presenti su Facebook? Sì, siamo socialmente attivi. Ok, perfetto, quindi viste le numerosissime presenze
cose, di pubblico e di bambini, quindi credo che sia un'iniziativa particolarmente apprezzata. Sì, molto apprezzata, soprattutto dai bambini, ripeto, imparano giocando, quindi è veramente una bellissima iniziativa. Poi qui a Barile, dove si ripropongono i giochi di una volta, è ancora più bello inserire l'insegnamento al gioco. Perfetto. Guardiamo nel frattempo i nostri... Ti ringraziamo, Clelia, ovviamente. Guardiamo i nostri bambini che stanno... appunto. Questo mi dicevi che è tuo marito? Sì, sì, è mio marito. Ok, quindi... Sì, è tutto in famiglia. Il presidente dell'associazione è mio padre. Quindi è un'associazione familiare dove poi ci sono tantissimi altri associati che si dedicano veramente con cuore e passione a tutto questo. Però voi siete lo zoccolo duro? Assolutamente sì. Allora, un'intervista inaspettata anche al marito, che fino ad ora ha fatto le fotografie alla moglie. Quindi gli chiediamo rapidamente in cosa consiste quindi l'imbracatura, le norme di sicurezza su questa, insomma, la passerella. Rapidamente. Sì. Allora, in pratica i bambini vengono agganciati ad un calcio d'acciaio e percorrono il ponte tibetano. All'arrivo io li sgancio e li faccio scendere in modo più sicuro possibile. La domanda scontata è: qualcuno ha fatto il doppio giro? Certo, ci sono stati. Ok, grazie mille e scusa e buon lavoro. Yeah.
Ancora in diretta da Barile per TG7 Basilicata, sono vicino allo stand banco della Croce Rossa Italiana che per l'occasione sta truccando i bambini. Mi accovaccio un attimo per scendere al livello e chiedo subito alla nostra truccatrice il perché della presenza della Croce Rossa ad un evento del genere e in una posizione, in una inconsueta potremmo dire. Beh, noi siamo stati invitati come Croce Rossa, io sono un'infermiera volontaria e niente, fa parte anche del nostro percorso di stare vicino alla gente e anche questo fa parte del percorso della Croce Rossa. Siamo qui in piazza a truccare i bambini perché la Croce Rossa sta sempre vicino a tutti, i bambini sono il nostro futuro e quindi cerchiamo di coinvolgerli in cose positive e questa è una di quelle. Tu invece come ti chiami? Silvia. Ma mi sa che tu prima hai pure ballato, giusto? Sì. Bene, bene. E da cosa ti sta truccando? Da ape. Da ape? Che cosa interessante. Cosa prevede il catalogo? Bah, abbiamo stampato qualcosina, dalle principesse ai fiorellini. Che sono i precedenti lavori sempre sì, vostri? Sì, abbiamo fatto qualche cosina. Poi a richiesta, se riesco, perché non è che sono una grande truccatrice, ci proviamo. Quindi tutti improvvisate di artista. Facciamo un percorso anche di studio, ma comunque ci vuole un'abilità. Non tutti sono portati, noi ci arrangiamo, insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio. Sicuramente sei la più portata, però vi fa... questo ho capito. In questo momento sì, ma ce ne sono tante altre impegnate in altri fronti, quindi io sono qui perché ho dato la mia disponibilità per oggi. Altre persone, altre infermiere danno disponibilità. Altri appuntamenti in vista? Spero per tutta l'estate su Rio Nero, dove ci invitano, perché non possiamo presentarci senza invito, quindi se il comitato viene invitato assolutamente certo che c'è sempre la Croce Rossa e le infermiere volontarie sempre. Allora io mi faccio carico di questo invito e lo rivolgo a chi ci guarda dicendo invitate la Croce Rossa perché la Croce Rossa è anche questo. Un saluto e a presto. Ciao. Ringrazio l'amministrazione comunale di Barile e le associazioni che ci hanno voluto qui, ci hanno invitati in questa giornata per l'adozione. Ringrazio tutti, siamo qui con 4 cuccioli che cercano casa, sono qui. Siamo qui in qualità di EMPA, sezione di Potenza. Siamo la sezione provinciale di Potenza e io sono qui in qualità di presidente, di neopresidente eletta provinciale dell'EMPA. La prossima occasione ci sarà a Rio Nero il 7 luglio presso lo spaziale stazione per fare la giornata contro l'abbandono. Vi aspettiamo numerosi, grazie mille e grazie a chi ci sarà. Buona serata. We'll be right back.
sono in compagnia di Luciano Ungaro dell'Associazione Italiana Piante Carnivore, che detta così potrebbe spaventare più di qualche nostro telespettatore, ma adesso Luciano toglierà subito questo dubbio e questo primo spavento dato dal primo impatto. Caro Luciano, spiegaci rapidamente le piante in esposizione e soprattutto, te la faccio prima la domanda, prima che arriviamo dopo, si cibano di carne? No, assolutamente no. Le piante qui esposte sono degli esemplari da me coltivati, quindi abbiamo delle drosere, delle dionee e delle saracenie. Queste vengono coltivate fra gli amatori perché cerchiamo di preservare queste piante, perché ovviamente stanno sparendo le zone umide. Mi dicevi prima che la conoscenza della pianta carnivora al sud Italia è per l'appunto quasi non è diffusa, e farete appunto il prossimo 31 agosto e 1 settembre a Venusa appunto un incontro con l'associazione. Un incontro con l'associazione di cui io rappresento qui in Basilicata, però ci saranno altri coltivatori che verranno da fuori regione, Campania, ci sarà qualcuno che verrà dal Veneto, Lazio, Puglia, saremo un bel gruppo. Quindi per spiegare, a far approcciare anche il cittadino comune? Per dare maggior conoscenza sul territorio di queste piante. Perfetto, quindi l'appuntamento è al prossimo 31 agosto e 1 settembre a Venosa, sempre qui vicino nel Vulture. All'interno del castello. Quindi all'interno del castello ci sarà Luciano, ci saranno gli altri componenti dell'Associazione Italiana Piante Carnivore. Quindi non vi resta che passare se siete liberi. A presto. Que gli occhi
convinzione che la giustizia no, non è solo un'illusione. Grande bassista, come? Antonio Saracino. Allora, complimenti, devo fare i complimenti ai professori. Io sono stato anche a scuola media, ho studiato, sono un musicista, però adesso veramente
hanno fatto un lavoro egregio musicale, veramente complimenti a tutti voi, grazie.